Alle mie spalle potete vedere la costa nord del lago di Tiberiade, dove è successo l'evento della moltiplicazione. Ebbene, dopo l'evento della moltiplicazione dei pani e dei pesci, Gesù ha congedato la folla e dice letteralmente il Vangelo, costringe i suoi a salire sulla barca e a precederlo. Lui cosa fa? Sale sul monte e prega. Non è solo per rimanere solo, quanto per rimanere solo, quanto piuttosto per incontrare il Padre. È bello vedere in Gesù questo equilibrio tra la vita attiva e la vita contemplativa, di notte sul monte. Bene, quando ormai è verso mattina, cosa succede? Che gli apostoli sono lì che remano, tutti occupati e anche preoccupati a remare. Perché? Perché il vento è contrario e praticamente non riescono ad avanzare. Le onde li fermano, ostacolano la loro avanzata e vedono uno che cammina sulle acque. Ma leggiamo direttamente dal Vangelo di Matteo, al capitolo 14, versetti dal 26 al 31. Vedendolo camminare sul mare, i discepoli furono sconvolti e dissero «è un fantasma!» e gridarono dalla paura. Ma subito Gesù parlò loro dicendo «coraggio, sono io, non abbiate paura!» Pietro allora gli rispose, Signore, se sei tu, comandami di venire verso di te sulle acque. Ed egli disse, vieni. Pietro, sceso dalla barca, si mise a camminare sulle acque e andò verso Gesù. Ma vedendo che il vento era forte, si impaurì, cominciando ad affondare. Gridò, Signore, salvami. E subito Gesù stese la mano, lo afferrò e gli disse, uomo di poca fede, perché hai dubitato? Appena saliti sulla barca, il vento cessò. Allora, cosa succede? Succede che sono tutti occupati e preoccupati, non riescono ad avanzare e vedono uno che cammina. Letteralmente diventano sconvolti da questo evento. Il verbo usato in greco è tarasso ed è tipico dell'agitazione dell'acqua. Cosa succede? Che gli eventi atmosferici, in questo caso il vento e le onde, hanno influenzato il loro stato d'animo, si sono agitati, il loro mondo interiore è agitato, sono pieni dalla paura, dal panico. Poi lo vedono questo qui che cammina, è un fantasma, perché? Perché sembra lui, ma non può essere lui, questo è il ragionamento che fanno, e gridano dalla paura. Gesù subito dice il Vangelo, dice, sono io, non abbiate paura. Matteo ci racconta qualcosa in più rispetto agli altri evangelisti. Entra in scena adesso Pietro, e Pietro dice, Signore, se sei tu, comandami di venire a te camminando sulle acque. E Gesù gli dice, vieni. A questo punto Pietro cosa fa? Vince il dubbio, quel sé viene tolto perché Gesù gli comanda, scende dalla barca e cammina sulle acque. Finché succede qualcosa. E cosa succede? Succede che Pietro guarda altrove, guarda il vento, guarda il forte vento. A parte che lo aveva visto anche prima, ma in quel momento si rimette a guardare il vento e quindi prende paura e comincia ad affondare. Questo è un insegnamento per noi. Gesù gli dice, perché hai dubitato? Questo verbo è un verbo che si trova solo in Matteo. Distazzo significa stare su due parti, su due luoghi. Il problema di Pietro qual è stato? Il problema fondamentale di Pietro è stato di guardare altrove. Fin tanto che guardava Gesù, che era certo che Gesù che gli ha comandato, era vincente, camminava sulle acque. Nel momento che ha guardato altrove, che si è distratto, che ha guardato il vento, ammesso che si possa vedere il vento, si vedono gli effetti del vento, le onde, l'acqua, si è impaurito. Due parti, guardare su. Non è possibile guardare due obiettivi nello stesso tempo. Dobbiamo rivolgere i nostri occhi solo su di lui, sul Maestro che è davanti a noi. Pietro, che dovremmo comunque ringraziarlo perché per un tratto lui ha camminato sulle acque. Dobbiamo mettere anche in rilievo questo fatto qua. Però non ha continuato a guardare verso Gesù. Distazzo, due luoghi. E Gesù dice, perché hai guardato su due luoghi? Perché sei stato con un piede da una parte e un piede dall'altra? Orientati verso Gesù, completamente orientati a Lui. Solo così possiamo camminare sul mare. E il mare nella nostra vita sono le difficoltà, sono le situazioni in cui umanamente non possiamo sopravvivere o stare a galla.
ma confidando in Lui e guardando a Lui, vediamo che giorno dopo giorno le cose si risolvono. Vediamo che tutta l'agitazione delle acque non perturba il nostro cuore. Questo è già un miracolo, questo è già un intervento del Signore, che non siamo impauriti dalle circostanze esterne, ma abbiamo una pace che viene dal Signore, guardando a Lui. Lui è imperturbabile, Lui cammina sulle acque e noi dobbiamo tenere il nostro sguardo su di Lui, questa icona, questo Gesù vivo che ci comanda, vieni, non aver paura. Questo vale anche per noi. Come dice la parola di Dio, guardate a Lui e sarete raggianti, i vostri volti non saranno confusi. L'invito è a guardare a Lui, ma non solo per un attimo, tenere lo sguardo rivolto al Signore, fino alla fine. Solo così non avremo paura, solo così continueremo a stare a galla nella nostra vita e a vincere difficoltà che sempre ci sono. Il Vangelo non ne cancella una, ma ci dà la via per vincerle in Gesù e con Gesù. Questo è l'augurio. Tanti saluti dal Lago di Tiberiade.